stelle di grande massa superiore ad 8 masse solari terminano la loro esistenza con esplosioni energetiche che prendono il nome di supernove. Tali esplosioni arricchiscono il mezzo interstellare di energia, massa ed elementi pesanti, cioè il materiale che costituiva la stella prima dell'esplosione. Per questo motivo le supernove giocano un ruolo di primo piano per l'ecosistema galattico, determinandone la struttura e la dinamica. Ciò che resta dopo l'esplosione è una nube di gas e polveri in cui i detriti stellari si mescolano con il mezzo circumstellare ed interstellare. Questi oggetti spettacolari per forma e colori variegati sono noti come resti di supernova e codificano nella loro morfologia e nelle proprietà fisiche e chimiche informazioni chiave sulla natura della stella che è esplosa e sui processi fisici che hanno guidato le fasi immediatamente successive al collasso del nucleo stellare. Uno dei resti di supernova più studiati della nostra galassia è senza dubbio Cassiopea A, ciò che rimane di una stella divenuta supernova circa 350 anni prima. Dall'analisi delle osservazioni si è visto che la sua struttura è molto frammentata e caratterizzata da anisotropie su grande scala. In particolare si notano tre ampie regioni ricche di ferro, strutture a forma di anello con dei filamenti che le fanno somigliare a delle corone, e la parte più interna ha una struttura cavernosa con delle regioni apparentemente vuote. Infine sono evidenti delle strutture a getto ricche di silicio. Le osservazioni suggeriscono che la struttura complessa e disuniforme di Cassiopea A sia dovuta in gran parte ad anisotropie che si sono sviluppate subito dopo il collasso del nucleo stellare, a causa dei processi associati all'esplosione della supernova. Questo rende Cassiopea A un laboratorio unico per studiare la fisica delle supernove. Legare la struttura di un resto di supernova ai processi fisici dell'esplosione e alla natura della stella progenitrice è però un compito piuttosto difficile, per le scale spaziali e temporali molto diverse che caratterizzano l'evoluzione, per la natura intrinsecamente tridimensionale del fenomeno e per la ricchezza di processi fisici di cui bisogna tenere conto per descrivere l'evoluzione della stella, l'esplosione della supernova ed infine l'espansione del resto di supernova attraverso lo spazio circumstellare ed interstellare. La possibilità di realizzare questo legame si è concretizzata solo di recente, grazie ad un modello magneto-idrodinamico tridimensionale che per la prima volta ha descritto l'evoluzione di una supernova dal collasso del nucleo stellare sino alla formazione del resto di supernova. Il confronto dei risultati del modello con le osservazioni ha permesso così di identificare in Cassiopea A le impronte digitali, per così dire, dei processi fisici che hanno guidato l'esplosione della supernova. Si è così compreso che le tre regioni ricche di ferro sono il risultato di una esplosione fortemente anisotropa, che ha prodotto tre evidenti protuberanze ricche di ferro già poche ore dopo l'esplosione. Queste iniziali protuberanze si sono espanse nello spazio sino a quando, circa 30 anni dopo l'esplosione, sono state investite da uno shock generato dall'interazione del resto di supernova con il mezzo circumstellare. 350 anni dopo l'esplosione, l'interazione tra protuberanze e shock hanno prodotto le regioni ricche di ferro che oggi possiamo ammirare in Cassiopea A. Tra le altre cose, il modello ha mostrato che instabilità idrodinamiche si sviluppano a seguito dell'interazione e queste hanno prodotto le strutture ad anello che in taluni casi assumono le sembianze di corone che caratterizzano la struttura più esterna di Cassiopea A. Allo stesso tempo, il modello ha spiegato l'origine della struttura cavernosa della parte più interna del resto di supernova, causata dalla deposizione di energia sviluppata dal decadimento di elementi radioattivi, come il nichel ed il cobalto, durante il primo anno di evoluzione del resto di supernova.
In tal modo si è potuto dimostrare che gran parte delle strutture osservate in Cassiopea sono il segno di anisotropie su larga scala dovute a processi stocastici che si originano durante i primi secondi dall'esplosione della supernova, come i moti convettivi causati dal riscaldamento da neutrini prodotti dal collasso del nucleo della stella e di stabilità dello shock innescato dal materiale in accrescimento sulla stella di neutroni formata a seguito dell'esplosione. Il modello ha seguito l'evoluzione del resto di supernova per circa 2000 anni, quindi ben oltre l'età di Cassiopea A. Questo al fine di esplorare sino a quando i segni dell'esplosione sono rintracciabili nella struttura del resto di supernova. Le simulazioni numeriche hanno dimostrato che gli effetti dell'esplosione sono visibili almeno per 2000 anni. Questo studio pionieristico dimostra che modelli fisici, come quello sviluppato per Cassiopea A, possono essere la chiave per decifrare le osservazioni dei resti di supernova ed estrarre così informazioni preziose per la fisica delle supernove e per le fasi finali di evoluzione di stelle di grande massa. Thank you.